rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Facebook. Facebook. Amici di Montefeltro TV, oggi siamo in trasferta, siamo a Milano. Ci ha chiamato Paola, che è un'amica, ci conosciamo da sempre, eravamo quasi piccoli, lo possiamo dire, vi racconterà una storia. Paola, per problemi di privacy, non è il suo nome, e c'è anche un motivo, perché Paola prima si chiamava Paolo. È una storia particolare, anzi chiediamo subito, ancora prima di sentire, no, la storia, primo perché ti devo chiamare Paola e non con il tuo vero nome. Dunque, perché mi devi chiamare Paola? Perché io mi chiamo Paola, a tutti gli effetti legali, e il fatto che non possiamo dare il mio nome reale, perché il mio nome reale, diciamo, quello reale potrebbe ricondurre la mia vita a me e a chi è intorno a me, danneggiandolo, perché per una serie di eventi il fatto che comunque avessi un altro nome, non nome Paola ma Paolo, ha portato un danneggiamento sia economico che sociale intorno a tutta la famiglia, cioè vuol dire a me e alle mie figlie e alla mia famiglia, per cui ovviamente non possiamo rivelare. Quindi ecco, non è un problema, diciamo, che tu hai farti riprendere o meno, assolutamente. No, anzi, magari era anche meglio, perché comunque, poi conoscendoti, sia... voglio dire, esatto. Con Paola, anzi quando si chiamava Paolo, che eravamo proprio ragazzini, abbiamo vissuto in ambienti pubblici, abbiamo fatto teatro insieme, abbiamo fatto tantissime cose. Come tu sai benissimo, adesso rispetto prima, se non stai attento di cercare di riconoscermi, non mi riconosci, per cui c'è anche un cambiamento sia personale che sia fisico che sociale, che nella mia vita, cioè, la mia vita è stata veramente stravolta sotto tutti i punti di vista, da quello fisico a quello emotivo a quello personale, per cui anche un'immagine è importante, e per questo non può essere ripresa l'immagine, perché danneggerei non tanto a me ma tanto a delle figlie che io ho. Ok, allora torniamo un attimo indietro, partiamo da Paolo. Cioè, io conoscevo un Paolo e che probabilmente non conoscevo abbastanza, e ripeto, eravamo molto affiatati, lo siamo ancora, e non è cambiato nulla nella nostra conoscenza, assolutamente, anzi è più positiva di prima. Vabbè, non ci vediamo più come prima. Spiegami però il Paolo che io non conoscevo. Allora, chi era questo Paolo? Cosa c'era dietro questo Paolo? Paolo che tu non conoscevi, che tutti conoscevano come Paolo e vedevano questa figura un po' strana, in realtà era Paola già da sempre, o meglio, nasce con una sindrome, e questa sindrome aveva anche una mutazione, si chiama sindrome di l'ermafroditismo. In particolar modo si dividono in due tipologie di sindrome,
Klinefelter e Morris. Ora, questa qui era la seconda, cioè Morris con una mutazione. Cosa significa? Che io avevo due apparati. Avevo due apparati che non dovevano essere funzionali e invece poi nel tempo si sono rilevati che hanno funzionato tutte e due in momenti e in casi differenti, però hanno funzionato tutte e due. Questo significa che in un primo momento, giocando col sesso come fanno tutti, sia gli adolescenti che i ragazzi fino agli adulti, nel giocare come prima esperienza sono diventata mamma, come seconda esperienza invece sono diventata papà, anzi sono diventato papà, anche se non era un papà molto tradizionale, però tutto questo, come sai bene, ho dovuto nascondere la prima fase perché non potevo essere ritenuta una mamma in quanto avevo un nome maschile e si erano innescate diverse problematiche. Fortunatamente il padre aveva riconosciuto la bambina, per cui se ne sono andati via felici e contenti. Io ho dovuto disconoscere la figlia come se fosse figlia di Enne. La tua famiglia ne era al corrente di questa cosa o no? Sì, è sempre stata appunto molto occulta, anche perché non si è visto particolarmente che ero incinta, ma che sì, ingrassavo in maniera un po' strana fino a partorire per via cesareo, perché l'osso praticamente pubitale non era largo abbastanza per far passare, diciamo, la bambina al bambino, mentre per un uomo è fatto a imbuto inverso, per una donna è fatto all'imbuto e aperto sopra, fatto così. A me invece era come dire largo ma non abbastanza, ma dritto, per cui c'è una malformazione anche a carattere pelvico. Quindi scusami, adesso questa cosa poi se mi vuoi rispondere non mi rispondi, quindi la tua famiglia, i tuoi genitori, e sì, cioè, questa situazione la escludevano mentalmente proprio, cioè, sì, è stata esclusa molto velocemente, doveva andare avanti Paolo, punto e basta, e quindi... basta, per cui è stata esclusa molto velocemente, anche perché poi nel tempo io mi sono avuto un po' di modo di accorgermi che la mia sessualità non era tanto indirizzata agli uomini ma tanto più verso... Ecco una particolarità, Paolo è e Paola, quindi Paolo e Paola, cioè gli piacciono le donne, esatto, in linea di massima almeno, poi sì, magari ci possono essere state alcune esperienze, non mi disdegno, alcuni cioè, percorsi non diciamo esplorativi, ecco. Esatto, non me lo però Paola e quindi anche Paolo, cioè sia quindi oggi che allora è attratto per le donne. Lì direi attratta più che attratto. Sì, allora Paolo di allora, Paola di adesso, attratta e attratto allora, vabbè, esatto, in questo senso. Attratti alle donne. Alle donne. Quindi, ecco, la famiglia in qualche maniera quindi ti prendevano per Paolo. Esatto. Cioè, hanno deciso comunque loro, creandoti immagino dei problemi, cioè pazzeschi. Cioè, quando hai avuto i primi problemi con sì, allora con te stesso, no? Quindi io perché quando maschile, sì, quando sì. No, la conflittualità è che mi sentivo un travestito e non una travestita, ma un travestito ripetutivamente, perché io mi stavo travestendo da uomo, perché per quanto io mi possa muovere con un istinto maschile, la mia indole non era maschile, per cui io coprivo sempre una faccia al mio corpo, sì, potrei dire al mio corpo, che ha sempre dato un po' dell'ambiguo, molto androgeno e non effimero,
perché vuol dire che dobbiamo distinguere l'androgeno dal femmine. L'androgeno quando è una donna che è più vicino a una mascolinità che non un maschio ad essere più vicino alla femminilità. Per cui era più androgeno che effimero. Ma la tua sessualità allora, parlo di Paolo, era molto, era molto conflittuale, perché in quanto io potevo nutrire delle necessità che erano quelle femminili, avevo anche delle necessità che erano quelle maschili, per cui con la voglia sessuale e la necessità sessuale che potrebbe avere un uomo, ma di contro c'era quello che era femminile, cioè quella voglia sessuale e quella necessità di ricevere certe accortezze che una donna non ti può dare, perché te le dà di contro, ma per un uomo, ma non una donna per una donna. Perché lei, una donna, quando si approcciava a me, si approcciava come approcciarsi verso un uomo. Invece si doveva approcciare come se io fossi una donna, anche se apparentemente si vedeva un corpo che poteva essere maschile con anche degli apparati femminili. Per cui è un po' strana la cosa, nel senso che c'è. Se io sono la tua ragazza e abbiamo un rapporto, vedrò nel tuo intimo che ci sono delle differenze. Ecco, se tu eri la mia ragazza in quanto femmina, ti dovevi approcciare nei miei confronti come se l'approccio era per te e non diretto a un uomo. Insomma, è una cosa un po' complicata, io non so se la gente può capire. Potrebbero capirlo chi è magari una donna o un uomo che è bisessuale, per cui può avere un approccio, ho avuto delle esperienze bisessuali, un approccio col suo proprio sesso nei confronti del suo medesimo sesso. Ok. Vabbè, può anche creare un po' di confusione questa situazione, ovviamente per uno, hai capito, che non è dentro questa bisessualità, diciamo così, può essere, comunque diciamo, questo. Sì, può creare confusione, però... Ecco, diciamo questo comunque, che in linea di massima tu ti sei più approcciato verso il mondo femminile, come attrazione. Questo non vuol dire che non hai fatto comunque delle esperienze, anche al contrario. Esattamente. Io direi che come preambolo ci siamo. Ci terrei a sottolineare questa situazione qui, che tu hai perso un lavoro importante che hai fatto per una vita. Sì, per una vita. Non solo quello, cioè diverse tipologie di lavori. Però uno che ho impiegato molto nella mia vita. In tempi come quelli di oggi, voglio dire, non è una cosa, poi non è passato tantissimo tempo. No. Dove la tua professione, quella che tu diciamo sai fare mille cose, ti conosco bene, sei una persona da mille possibilità, però questo lavoro che oltretutto ti piaceva tu hai perso quando hai fatto questa trasformazione. Sì, non tanto la trasformazione, anche perché al lavoro mi chiamavano con un nome femminile, adesso io ti posso dire esattamente, magari quindi chiamavano Gigia, allora, era un nome fittizio, da Paolo fittizio, poi ti hanno dato un soprannome, quindi tu, la tua trasformazione è stata graduale, no? Adesso diciamo totale, che però... comunque sia non credevano quando io dicevo io sono una lesbica. Ti prendevano così, dai, ma siamo tutti lesbici, okay. Che assolutamente non era così. Ecco, quando invece la cosa si è ufficializzata, sono diventata una bestia pestilenziosa, per cui mi hanno buttato fuori. Quando in realtà più ufficializzata io ho cominciato a soffrire fisicamente e piano piano mi sono portata a compiere quello che era un passo che dovevo forse compiere moltissimi anni indietro. Per cui automaticamente il mio corpo ha incominciato ad avere delle mutazioni automatiche, senza bisogno di cure, automatiche, perché la mia psiche stava riprendendo un... Cioè,
non c'era più il trasformismo di essere uomo a tutti i costi, ma in quel caso è sbocciata la rosa, che era una pallina, che non si sapeva che cos'era. Prima era una bacca, poi a un certo punto è cominciato a venire fuori i petali fino a formarsi una rosa, per cui si incominciava a intravedere una femminilità. E quindi come sviluppo naturale, sì, come evoluzione naturale. Un'evoluzione naturale che la gente si incominciava a domandare cosa cavolo stesse succedendo. Poi subito dopo, non è che è passato molto, parliamo la frazione di 6 mesi, fino a ufficializzare del tutto la cosa, perché sì, la gente ha cominciato a chiedermi perché stesse accadendo questo, cioè non se lo domandavano, me lo domandavano, e di contro me lo chiedevano, e nello stesso tempo, come dire, una parola è poco, 2 sono di troppo, e non puoi dire ciao a metà, non dici c'è, come stai? Ecco, questo ti come ha stai? Già, come stai era troppo, e già io dire una seconda parola era troppo, e la gente si è iniziata a reclamare che, non lo so, dava fastidio che io mi esprimessi, perché non lo so, sembrava quasi che tutti vivessero in mezzo alle mie mutande. Ecco, al punto, torniamo un attimo all'aspetto del lavoro, poi guardiamo al punto di perderlo, di perdere seccamente il lavoro. Mi sembra che mi avevi raccontato proprio, che hai detto guarda, sì, ci crea imbarazzo, ci crea dei problemi, questa, insomma, dopo secoli che lavoravi con questa azienda, e poi non è che era cambiato qualcosa, tu conoscendomi da Paolo a Paola non è cambiato assolutamente nulla, a parte la faccia il carattere, no, il carattere è rimasto quello, diciamo, l'espressione, un po' più, insomma, Damasco più è diventata da maschio e una femmina, esatto, letteralmente, però non è che hai perso le capacità, anzi, voglio dire, ne hai acquistate di nuove, per cui Paolo più Paola dal esatto, punto di vista lavorativo. E qui il primo problema, quindi ancora oggi, adesso fai 1000 lavori, ti arrangi, sei la persona che lavora, si tira sulle maniche, e comunque mentre prima avevi un lavoro, diciamo, un pochino più stabile, ancora sei in una situazione precarissima. Non si chiedono gli anni alla signora, comunque più o meno c'è la mia età, insomma. Per cui immaginatevi voi cosa vuol dire arrivare a una certa età e che ti trovi ancora in una situazione precaria. Ma non so, conosciamo precario, l'aver buttato via una vita di lavoro per arrivare a un livello professionale top. Oltretutto un lavoro che ti piace ancora oggi, cioè il tuo lavoro. Era il mio lavoro. Anche perché, se vogliamo tornare un pochino indietro nel tempo, io ho mollato all'Italia, ho mollato altre attività che potevano essere prestigiose di alto livello per tenermi questo lavoro. Oltretutto un lavoro che si fa anche fatica, però ti dà soddisfazioni. Vale. E questo è un aspetto. Poi magari parliamo anche della fase dell'intervento, eccetera. Sì. Però rimaniamo un attimo lì, da una parte. Dall'altra parte, un discorso di famiglia vera e propria. Ecco, ce ne vuoi parlare un attimino? Ecco, il discorso di famiglia. Quindi Paolo, Paolo si è sposato, sì, con una figlia. L'altra è un'altra cosa, no? La prima la prima figlia, appunto, ho avuto la prima figlia, poi diciamo questo compagno che ho riconosciuto da bambina, se n'è andato via e è morta lì, fine, spariti. Diciamo situazione non ufficiale, ufficiosa, insomma, così. Sì, diciamo che io ho dovuto disconoscerla per la tutela della ragazza e nel contro, anche se adesso come adesso con la ragazza mi vedo, abbiamo un buon rapporto, ma... Quindi un rapporto rinato, diciamo, dopo molti anni. Sì, perché è stata lei, mi sembra, che mi ha raccontato. Esatto. Ha indagato, insomma. Ha indagato finché non è storto chi era sua nonna ed è arrivata a me, insomma. E poi niente, appunto ho conosciuto quella che è stata mia moglie. Mia moglie, perché appunto ci siamo sposati legalmente, in quanto mi chiamavo Paolo potevo farlo,
abbiamo avuto una figlia e niente, poi a un certo punto, quando è nata questa ragazza, io ho cominciato a avere una specie di metamorfosi, ho cominciato a vivere la maternità, non la paternità, cioè quella maternità che non avevo vissuto prima. Cioè, solo maternità o tutte e due i ruoli? No, la maternità, per cui stavo male di contro che non potevo essere io la madre, ma ero il padre, anche se di contro ho dovuto prendere, come dire, le redini in mano per condurre il carro. Ero il padre, per cui ho dovuto fare il padre e non la madre, anche perché la madre è un'altra persona. E niente, però siamo andati avanti comunque. Poi negli anni il mio malessere è aumentato fino a cercare di sbloccare la situazione a livello giudiziario, che non riuscivo, diciamo, chiesto al tribunale, la figura di tua moglie. In qualche maniera un minimo di comprensione c'è stata, una sorta di equilibrio? Sì, diciamo che allora, fino a un certo punto c'era un equilibrio. Una sorta di equilibrio, comunque sì. Dove tu... Lei era molto, come dire, molto... Perplessa, immagino, beh, anche da... perplessa, no, più che altro vedeva che erano momenti che passavano... Però vedeva ancora, scusami, una figura maschile. Anche maschile. No, soprattutto maschile. Quindi lei, diciamo così, per autodifesa, capibile, cioè magari ripugnava l'aspetto più femminile e guardava quello maschile. Esatto. Vedeva una persona che aveva una sorta di cambiamenti, di infelicità, qualsiasi cosa, però comunque c'è. Paolo c'era da ogni punto di vista, dall'aspetto maschile, con i suoi ripensamenti, con il suo percorso, perché adesso poi andiamo a vedere, però comunque c'era un mezzo equilibrio, c'era, insomma sì. Stavi lì con tua moglie, ecco, questo voglio dire, sì. Anche durante questa fase, sì. Questa fase, diciamo, di femminilizzazione, non so se si può dire, comunque di percorso che piano piano prendeva. Di perfezionamento nella femminilizzazione, ecco. Okay. Perché è stato più che altro un perfezionamento naturale. E poi c'è stata la mano di un chirurgo, okay, no, ma all'inizio naturale. All'inizio perfetto. Era naturale. Dopodiché ci abbiamo i due aspetti, quello chirurgico, quindi voler diventare donna a tutti gli effetti. Non diventare donna a tutti gli effetti, diventarlo ufficiosamente, perché per la legge doveva esserci solo un sesso e quello sia fine, perché non poteva essere riconosciuto, perché in Italia non esiste il riconoscimento dell'ermafroditismo. Esatto, ci sono dei grossi problemi giuridici in cui non esistono delle leggi in cui se una persona nasce ermafrodita si accorge che il suo nome era Marcantonio e vuole diventare Marcantonia. Non può essere fatto il passaggio se non per forza per un iter legale al fine di demolire per forza un sesso, perché ti obbligano a una castrazione, e questo è stato. Ma tu cosa avresti voluto se la legge l'avesse permesso? Quale sarebbe stato l'equilibrio? Cioè dire no, il mio stato mi ha tutelato, cioè, cosa avrebbe dovuto fare? Io se lo Stato mi avrebbe comunque riconosciuto in quanto donna, non avrei fatto l'intervento, perché non avevo tutta questa necessità di doverlo fare. Magari l'avrei fatto con più calma. Questo è pazzesco, quindi uno Stato che ti obbliga, sì? Cioè fai finta di niente, rimani quello che eri per lo Stato. Esatto. Cioè, oppure ti obbliga a fare un intervento, quindi estetico, per cambiare. Esattamente. Cioè, quindi proprio... Ma questo non solo nel mio caso, ma anche nel caso della transessualità, che è molto... Quindi stiamo toccando un aspetto, diciamo, non diffusissimo, ovviamente, perché molti casi di questo tipo, caspita, io non conosco questo. Assolutamente, è una problematica grave in Italia, che se ne parla ultimamente un po' di più, ma se ne parla sempre poco,
perché non c'è riconoscimento della transizione e del passaggio della femminilità se non per una castrazione. Quindi un obbligo di un intervento. Esatto. Vuoi diventare un maschio, non ce l'hai, te lo devi mettere, e allora diventi un maschio. Allora, se sei donna e vuoi diventare maschio, ti devi castrare, cioè togliendo le ovaie. No. E mentre se sei uomo ho capito, fisico, vuoi diventare donna, o ti togli i testicoli, cioè è pazzesco, quindi praticamente gli devi dare obbligatoriamente, mentre l'intervento dovrebbe essere una facoltà personale, se ti aiuta a trovare un equilibrio. È un equilibrio per togliere un forte disagio alla persona, tanto più che quando io sono poi comunque arrivata all'intervento, veramente sono arrivata esasperata, ma molto contenta di averlo fatto. Però, ripeto, per trovare la tua ufficializzazione, se no non l'avresti mai fatto. No, poi ho avuto anche dei problemi dopo, perché siamo creati di... Allora, spiegare tutto diventerebbe un'intervista veramente troppo lunga. Cerchiamo di sintetizzare quello che sono stati i passaggi e l'iter che io ho dovuto fare. Allora, ho dovuto fare un iter da transessualismo, e per cui psicologa, psichiatri, poi un iter giuridico, autorizzazione dal tribunale, e dopo mi sono messa in coda per l'intervento, facendo questo intervento, fino dopo aver fatto l'intervento, rifare un altro ricorso al tribunale per avere la sentenza, per poter avere il cambio del nome. Mamma mia, oltretutto mi sembra che questa qui ti ha causato anche problemi in famiglia. Esatto, perché poi il giudice diceva che non era... Io questo magistrato mi ha detto addirittura davanti all'avvocato che io ero un mostro, che io... Quindi umiliazione sulla persona. Il psicologo, il psichiatra, praticamente CTU, una spostata, CTU a 1000, ne ho dovute fare due triplice, oltre alle tempistiche che si allungavano, problematiche fisiche che si stavano aggravando. Però in pratica tu non solo hai un problema, non solo hai un problema tuo, personale, anzi che riguarda anche nella tua famiglia poi, no, data questa situazione. Chiaro, oggettivo, probabile, non è che, voglio dire, sei una persona che ti svegli oggi, tac, sì, c'ho una moglie, un figlio, domani voglio fare la donna. No, c'è il problema che lo puoi anche provare fisicamente. Ma loro non basta. Non gliene frega. Quindi a quel punto diventi... Tanto più che io ho fatto un iter psicologico con un psichiatra, no, non un psicologo, un psichiatra, che è un medico, che ha appurato il fatto di avere un problema di disforia, cioè di avere un problema di riconoscimento del sesso attuale, per cui non essere quella persona. Quindi comunque uno stato che non si fa i cavoli suoi, perché a un certo punto, scusami, se io domani dico io voglio essere una donna, no, tu da magistrato, lo stato mi deve dire va bene. No, tu da magistrato devi prendere in mano quello che è un esame, chiamiamolo, di un medico, e quasi ha messo in dubbio il risultato di un'analisi medica. Tu magistrato, ma tu fai il magistrato o fai il medico? Cioè, quindi c'è stato pure un impuntarsi. E allora, dove si sono attaccati maggiormente? A mia figlia. Hanno tentato con la prima di coinvolgerla, però fortunatamente era già maggiorenne, non c'è stato verso. E di contro mi sono venuti addosso con la seconda, perché era minorenne, dicendo che aveva delle turbe. Tanto più che la psicologa, non trovando niente contro mia figlia, tanto più cercando di prenderla in inganno con metodi veramente subdoli, ma mia figlia nella sua naturalità non hanno trovato turbe, anzi hanno trovato tutto molto naturale, perché è sempre stata abituata.
Cioè, io... le turbe qui ce l'aveva il magistrato. No, anche cioè, la, turbe sono anche la psicologa. La psicosi ce l'ha lo Stato in questo caso. Sì, ma anche la psicologa, perché era incredula e cercava in tutti i modi, perché continuava a insistere che dove c'è un cambiamento ci sono per forza delle turbe. Tanto più che c'è stata la doppia CTU, cioè la controparte, la mia, che lavorava in coppia con quell'altra CTU, che lei si è trovata che sarà sghignazzata, perché lei si vedeva sta scena di questa casa dove scorrazzavano bambini, amiche, nipoti, cioè, e volevano proprio... venire tutti qua a casa mia, stranamente, perché io ero diversa. Non mi sembra. Dove c'è un disagio, i ragazzi scappano. Non c'è un continuo ritrovo a casa mia. Cioè, la mia casa era proprio... Insomma, quindi proprio ti hanno voluto interpretare come una persona spostata. Esatto. E non con la testa sulle spalle, quindi dove una minore, quindi tua figlia, ne poteva addentrare. Quando invece la situazione, certo, con una sua diversità sicuramente, però in casa tua c'era una certa naturalezza, insomma, sei stata anche delicata, diciamo, immagino, per affrontare questa situazione in casa tua. Poi secondo me sono problemi, cioè si interviene quando una minore c'è il maltrattamento, quando non cioè quando in qualche maniera puoi dare una situazione diversa. Qui c'è intanto una guerra in corso, un gatto contro un cane, cari amici, anche questo fa parte della puntata. Ok, quindi diciamo una situazione che ha creato dei problemi familiari che potevano non esserci, non o esserci, quasi. Esattamente. Quasi, diciamo. No, cioè, no, che... potevano non esserci, tanto più che dopo quando si sono Beh, aspetta, con tua figlia no, ma con tua moglie qualche problema sì. Diciamo che... Da quando sei diventata completamente una donna. Beh, lei cercava un uomo, a tutti gli effetti non una donna, per cui... nel momento in cui è incominciato a nascere questa metamorfosi, ho incominciato a non aver più attrazione nei miei confronti. Io lo avevo lo stesso, perché comunque sia tuttora tu vedi che c'è un bellissimo rapporto di amiche, e abbiamo passato, ne abbiamo passate tante, abbiamo passato gioie, dolori, tristezze, brutti momenti, bei momenti. E non le vogliamo perdere, nel senso che noi continuiamo come due sorelle, punto e basta. Il nostro rapporto chiuso qui, nel senso che... Però comunque positivo. Positivo, cioè, non è conflittuale. Insomma, vi frequentate. Esatto, esatto. C'è un buon rapporto. C'è un buon rapporto. Però diciamo l'amore... inteso come amore e... No, è finito, ma si è trasformato, cioè è comunque molti matrimoni l'amore viene trasformato. Sì, può diventare una sorta di convivenza, come un fratello, una sorella, esatto. Questa è una cosa che succede, diciamo, rimane ovviamente il rapporto, ecco, magari perde anche lui di quota nel tempo, però... diciamo un po' meno, ecco, però comunque c'è ancora un certo rapporto. Sì, e diciamo che l'unica cosa, il nostro rapporto che non c'è è quello fisico, cioè quello non c'è rapporto sessuale. Poi tutto il resto c'è. Una forma di rispetto, di soprattutto condivisioni, lei vive a casa sua, io vivo a casa mia, se mia figlia vuole venire non c'è problema. Se io voglio andare di là non c'è problema, se lei vuole venire di qua non c'è problema, casa quindi, mia, diciamo, casa sua, diciamo, casa sua, casa se mia. Non ci fosse stato comunque sia questo intervento da parte della magistratura, diciamo dello Stato in generale, avreste avuto molto meno problemi e sì, forse non avresti neanche fatto un intervento. E forse non avrei fatto neanche l'intervento. Che ti è costato problemi di salute seri. Sì, cioè, sì, nel problemi... senso che purtroppo sono formati dei fibroni. Non avevi problemi di disfarti della figura maschile. Nel senso che comunque sia, cioè, io comunque avrei demolito comunque, perché comunque sia era diventato un disagio averlo.
detto così sembra molto brutto, anche se ci convivevo molto bene con questo mio amico. Insomma, non avevi impotenze, diciamo. Non avevo impotenze, non avevo. C'era una forma di disagio, nel senso che c'era qualcosa che stonava il mio corpo. È un po' come vedersi davanti allo specchio, vedere 3-4 brufoli che ormai non sono brufoli ma sono ponfi, e quei ponfi li devi intervenire chirurgicamente. Ok. Una però insomma distorsione, può darsi che non avresti, insomma, qui ti hanno anche obbligato a fare questa cosa qui, insomma. Beh, c'è stato un obbligo da una parte giuridica, che questo mi ha danneggiata a livello sociale, perché non potevo avere poi o trovare un posto di lavoro, perché la documentazione era maschile e io ero al femminile, no, certo, e non riuscivo a trovare un lavoro dal momento in cui avevo perso quello che mi dava il pane. Per cui gli anni passavano, le spese aumentavano, vivere... Scusami, io ci tengo a sottolineare questa cosa, dimmi se, correggimi se sbaglio, cioè una cosa proprio schematica. Quindi nasci una persona, che sei un uomo e una donna, magari più uomo e meno donna all'apparenza, però nasci con un percorso del genere. Passi una prima fase di giovinezza dove ancora non conosci qual è il tuo io, è normale, lo devono esplorare tutti. Quando arrivi a capire esattamente cosa vuoi essere, ti ritrovi lo stato contro. Esatto. Che dice, tu eri così, è andata così, la mamma ha deciso che eri così, perché poi questo è il concetto. Beh, più che la mamma, sai che è stato invece il medico che ha deciso la mia sessualità. Chiunque ha deciso, perché qualcuno ha scritto, giustamente. Il dottore che ha fatto parto del... Tu in situazione ancora inconscia, che non... Il ginecologo proprio. Cioè tu in una situazione che non hai ancora la conoscenza di te stesso, non sai nemmeno parlare, qualcuno decide per te chi sei. Esatto. E questo è l'aspetto da sottolineare, secondo me, correggimi se sbaglio. Cioè, in pratica, se io sono una donna o sono un uomo, quindi se ho questo problema, ed è probabile, si vede, vedi, è lì, è un problema, è un problema ancora attuale, perché chi nasce con questa sindrome, adesso come adesso, arriva a una certa età, che è l'età più o meno dello sviluppo, e cercano di identificare la sessualità. Purtroppo si guarda sempre la sessualità con quell'occhio che può essere donna se è attratta verso gli uomini, ma può essere anche un gay, cioè può essere un uomo attratto verso un uomo. Per cui si rischia di... Sì, no, ma secondo me, scusami, il tuo caso è molto diverso, cioè se io nasco uomo a tutti gli effetti, ho tutti gli organi da uomo, e poi scopro a 16 anni di diventare gay, cioè mi piacciono gli altri uomini, è un caso legittimo che comunque dovrebbe essere tutelato, no? Sì. Comunque, però il tuo è un caso molto più forte, perché c'è una prova fisica. Sì. Cioè, è proprio quello che stavo raccontando, esatto. Nel senso, un erbafrodita, una persona che soffre di ermafroditismo, per cui ha due apparati, e poi non ti sto parlando di una sindrome con un apparato eppure essendo una sindrome, perché ci sono in entrambi i casi, anche nelle sindrome, un apparato soltanto, essendoci la sindrome. Può essere una sindrome di Morris, essendo una vagina molto piccola e con una struttura maschile. Sì, ma lo vedono però. O sindrome di Klinefelter, avere il pisello e avere una struttura femminile. Queste sono le sindrome, però se c'è la doppia mutazione, per cui ci sono i due apparati, comincia a diventare un problema. Quale dei due togliamo? Appunto, ma non può decidere il medico... Quando tu sei ancora talmente piccolo, piccola, che non lo puoi decidere. Questo bambino o questa bambina bisogna dargli un nome. E gli dai un nome, d'accordo. Però quando poi arriva il momento... Secondo me invece, da parte dei genitori, dovrebbero dare quei nomi che sono un po' ambigui. Cioè che potrebbe essere sia maschile che femminile. Tipo Andrea. Andrea è maschile e femminile. Se io mi trovavo con un... Sì,
Andrea, per dire, per sì, modo di dire, mi avrebbe creato molto meno sì, problemi. Sì, però comunque maschio e femmina devono dare un... Ma sai che notano molto meno il simbolino maschio e femmina? Ma guardano di più la persona? Quindi tu dici una A una me pezza. Ti dico una e cosa che mi era accaduto. Questo è il punto, secondo me, l'importanza. Mi era accaduta, troppo divertente questa storia, sono andato a fare il passaporto. Sono andato a fare il passaporto perché dovevo andare negli Stati Arabi e quando mi hanno fatto il passaporto hanno scritto il nome al maschile, la mia foto, e hanno messo sesso femminile. E quindi viceversa, con la mia foto un po' più diciamo un po' meno femminile, ma con la mia stessa faccia, quando avevo un aspetto molto più femminile, davo la mia carta d'identità con la mia foto e mi dicevano: signora, non voglio i documenti di suo marito, senza neanche guardare la foto. Leggevano il nome e vedevano un contro che non corrispondeva. Ora, se invece nel nome fosse stato scritto Andrea, non guardavano se era maschio o femmina, perché guardavano Andrea, vedevano di contro l'immagine e nella loro mente era femmina. Capisci? L'occhio a volte inganna molto. Ma quindi secondo te, allora, quindi un discorso, vabbè, questa una scelta doveva essere da parte dei tuoi genitori, no? Però adesso obiettivamente, oggi i tempi sono cambiati. Mettiti anche in una concezione di altri tempi. Qui il problema è lo Stato. Sì. Perché il punto è questo. Cioè, i psicologi ce l'avrebbero bisogno loro, perché quando arrivi a un punto dove tu puoi provare quello che stai dicendo, non è che... Ma sai che io ho portato un plico alto così di documentazione e non... Gliene hanno fatte passare tante, gli hanno messo in crisi la famiglia, la figlia minorenne, cioè situazioni enormi, mentre di dargli una mano a risolvere, cercare di andare avanti in un momento dove le persone non sono abituate a questo tipo di situazione, perché ma pensa che ci sono sempre stati, ma che venivano nascoste queste cose. Sì, no? Ma sono arrivate al punto di dirmi, vedere di forse di collocare in maniera differente la ragazza. Sì, cose da pazzi. Cioè, prendere vuol dire che loro stavano facendo tutte le indagini al fine di tutelare la ragazza, tra virgolette, al fine di metterla in una casa famiglia. Cioè, praticamente a toglierla persino da tua moglie, cioè, ma cose da pazzi proprio. Esattamente. Cose incredibili. Sì, praticamente, cioè, questo è proprio il punto. Uno stato stupido, assurdo. Tu nasci, uomo e donna, ma qualcuno decide per te. Manco tua mamma, cioè, alla fine ha deciso un medico. Tri, sì, facciamo maschio. Perché si vede, magari se si vede di più un quello. Pochino più piccolo faceva femmina, e tu diventavi maschio o femmina a secondo del se era parere più piccolo, magari diceva che ero femmina, visto che ha trovato qualcosa di più poi grande. Poi il sistema ci si mette, perché poi se sei maschio o sei femmina, tu diventi maschio o femmina finché non conosci la tua sessualità. No, a te ci sono voluti un sacco di anni per arrivare poi a una scelta. Quando finalmente arrivi a una scelta matura, chi ti trovi? Ancora questo stato. Prima che ti mette la X, ti trovi questo stato che ti dice che sei impazzita. Quindi ti entra nella tua famiglia, nella tua vita privata, col minore. E poi c'è anche l'ignoranza umana, perdi il posto di lavoro, c'è cose incredibili, manco fossi, che ne so, la persona, un assassino, non lo so, una ma situazione. Se io ti dico che nel corso di un anno mi hanno fatto 17 udienze. 17 udienze, ecco, poi magari ma all'assassino. Per arrivare alla fine dell'ultima sentenza, sono passati 4 anni. 4 anni. Dove alla fine che si vuole da sto stato? Un nome e non mi rompere le scatole. Se a me mi arrestavano con un articolo 41 bis, avrei fatto forse 2-3 udienze? Sì. Quindi è una situazione proprio questo è proprio l'aspetto che io ho voluto fare questa intervista, più che altro proprio per evidenziare che questa
questa cosa che è pazzesca, perché qui non è che ci stiamo parlando di, del gay, delle no, di cose legittime che se ne potrebbe parlare, eccetera. Qui è proprio una questione particolare, particolare che scopro da te, che poi non sono pochissimi questi casi. Quindi vengono nascosti, non se ne parla. Qualcuno che non ha problemi di tutelare, magari qualcuno che è qualche familiare per cui potresti rovinare l'esistenza di questo familiare, per cui si possono esporre, lo fanno, come quella coppia di Bologna che non aveva nessuna intenzione di separarsi e hanno fatto scoppiare un vero putiferio in tutti i sensi fino ad arrivare in corte europea, vincendola poi per di più la sentenza, per avere una sentenza presa di fretta e furia, diciamo dalla corte italiana, per far sì che tutti questi casi automaticamente si annullassero, senza arrivare neanche a una sentenza, tanto che il mio matrimonio è stato annullato per effetto di una sentenza Attenzione. Annullato completamente, azzerata la vita. Ci siamo dimenticati di dirlo, cioè gli hanno annullato il matrimonio, signori. Non è che è stata sua moglie. O lei a decidere di annullare, gliel'hanno annullato. Lo Stato gli ha messo la X per dire che era un maschio, una X per annullargli il matrimonio. Ci mancava solo che ti mettevano una X per metterti in psichiatria, in ospedale giudiziario. Sì, sì, l'avrebbero voluto fare. E portargli via pure la bambina alla stessa moglie. Con una X. Con un'altra X, cioè XXX, sono tre X. Tre X che ti rovinano la vita completamente, perché poi la quarta ci ha pensato l'azienda dove lavoravi a metterti un'altra bella X. Qui non abbiamo a che fare con una persona, né voglio dire che non sia lavoratrice, che non sia sana di mente, sballata, che ha deciso drogata. Qui è una persona serissima che lavora e come lavora, che sa fare mille lavori, si tira sulle mani, che non si scoraggia. Un'altra persona ci avrebbe davvero avuto problemi psicologici, cioè, nel pensi... senso che ti sparavi proprio, cioè a quel punto una quarta X per farti un bel funerale e toglierti dalle scale. C'è una mia amica carissima, che io quando gli raccontavo le cose di contro si incazzava più di me, perché lei si incazzava e lei era sorpresa di quanto io avessi più self-control e più diplomazia, in quanto conoscendomi che non sono una persona così diplomatica, ma riuscivo a trovare una diplomazia per evitare veramente, perché era veramente inutile che io mi logoravo, anche perché mi logoravo già di mio, non dormivo più. Ho passato 3 anni dormendo su una sedia a frammenti davanti a un computer, perché mi serviva di non avere la mente impegnata a tutte queste problematiche che mi logoravano. Questo cane vuole qualcosa? Non lo so, cosa voglia? Non c'è niente. Ma c'è l'acqua, se vuole di bello. Per cui... cosa che sto dicendo? Sì, no, praticamente hai fatto tutti questi anni al computer, tra l'altro, perché hai preso informazioni incredibili. Cioè, poi mi sono messa a studiare delle cose mediche, perché poi comunque si sono innescate, cioè, dei problemi endocrinologici, e per cui ho iniziato a studiare endocrinologia a mille, proprio giorno e notte, spulciando da qualsiasi, anche qualche libro, e mi sono messa a studiare medicina autodidatta. E poi è diventata quindi un'esperta. Esattamente, in endocrinologia, per cui non me la possono andare a bere. Ecco, potrebbero mettere un giudice che magari a seguire questi casi ha passato esperienze simili. Quello dovrebbe, uno stato intelligente, no? Dovrebbe mettere persone tanto che sanno di quello che devono giudicare. Ma sai che io l'ultima sentenza ho incontrato... fortunatamente l'ultima sentenza, e io gli ho detto: sono una persona disperata, esasperata,
non ne posso più. Questa con le ultime sentenze, perché malgrado dopo l'intervento ho passato un altro anno e mezzo prima di avere una sentenza. Quindi anche un anno e mezzo dopo l'intervento, roba che doveva passare tre mesi, per avere la definitiva sulla documentazione. Quindi, benestare per il cambio del nome, tanto più che lì, anche se non mi volevo, se, metti caso, non mi volevo andare il benestare del cambio del nome. E chi eri dopo? E chi ero io? Paolo, guarda, con un corpo da Paola. Noi facciamo delle trasmissioni della spiritualità e in quel caso ti intervistavo da un altro punto di vista, forse diventavi qualche cosa, non lo so, una cura. Anzi, una volta facevano le ermafrodite, facevano soldi a tutt'andare nell'antichità, erano considerati infatti mezzi spiriti, cioè esatto, persone, esatto, spirit, che erano gli, esatto, gli indiani, esatto, che ritenevano che erano degli angeli caduti a terra, esatto, perché... Hai sbagliato mestiere, potevi fare la stregona. Sì. Può darsi che da tutto questo casino avresti avuto un vantaggio di vita. Ah, qualche vantaggio sicuramente, cioè, nel senso che comunque sia le proposte sessuali su questa cosa non sono mancate. Poi, ci mancava pure che ti davano della prostituta, magari l'hanno pure. Sì, no, l'hanno fatto. Ah, ecco, fantastico. Quindi... Qualche familiare mi ha dato del Viados. Pure. Sì. Qualcheduno ha detto che lo facevo. Quindi la gente poi si ricostruisce mai... anche, esatto. Fantastico. Sì, sì, quelle cose un po' di corredore. Passiamo adesso alla fase attuale. Chi è Paola oggi? Come sta Paola? Quali prospettive ha per il futuro? Ecco, Paola attualmente è Paola a tutti gli effetti, dopo tante lotte, tante fatiche, dopo aver passato momenti terribili e drammatici anche per problematiche mie di salute, prospettive, perché no, sposarmi con una donna? In Italia no, però magari, che ne so, in Svizzera? Sì, visto che non siamo molto lontani, si potrebbe anche fare. E... creare una famiglia che di contro è stata un po' distrutta dalla giurisdizione, e non perché due persone non potevano stare insieme, però anche guardando l'altra faccia della medaglia, dico che forse dall'altra parte non avrebbe voluto condividere ancora del tempo con una donna, ma cercava un uomo, per cui tutto sommato l'annullamento, anche se non voluto. Beh, però doveva essere decisione vostra, non, esatto, decisione, cioè, esatto. No, ma lo sai, lo Stato non può decidere per te. Ma se il magistrato dove c'è venuto più contro, perché dall'altra parte mia moglie non si è opposta di niente, perché sapeva il mio malessere, conosceva i miei problemi. Quindi, signori, cioè, allora, il malessere di questa persona, il malessere della famiglia, cioè, nel senso che cosa è comunque un percorso, no? Che lo Stato proprio è entrata proprio spudoratamente anche nella famiglia, a creare scompiglio. Quindi, no, assolutamente, perché una poi situazione io... che comunque, diciamocelo, cioè, ha creato ovviamente dei problemi. E soprattutto con tua moglie. Sì, no, appunto. Perché tua moglie non ha accettato la tua femminilità. Allora, no, mia moglie. Sì, ma come rapporto, diciamo, come rapporto intimo. L'ha anche accettata. Il problema è che quando sono incominciato a nascere queste grosse problematiche, hanno innescato quello che non era mai. Un'autodifesa. Sì, non era mai successo tra noi, cioè arrivare a litigare. Per questioni di personalità, per questioni, sì, no, ma voglio dire, l'intimo, e tua moglie non l'ha accettato, cioè quello di amare un'altra donna, no, questo sto dicendo, no, lei non l'ha accettato, però di contro c'è un affetto e un amore che, okay, che
condiviso. Però ecco, molte, cioè, tu avresti voluto questo se lei l'avesse accettato, ovviamente. Ovviamente sì, avrei continuato a condividere un affetto che era un amore, un affetto che però di contro probabilmente era solo mio, non suo. Non era anche suo, certo. Beh, ma anche perché anche lei, povera, cioè, lei alla fine è cresciuta con con Paolo, non con Paolo. Sì. Cioè, non si può andare contro natura. Tu sei stato costretto, ti hanno messo in conflitto di natura e la famosa X. Ma lei praticamente femmina è e femmina è rimasta, nella sua natura c'era l'uomo, non aveva la preferenza per una donna, ecco. E questo è capibile, purtroppo è brutto, ma è così, no? Questo. Esattamente. Però voglio dire, lo Stato ci ha messo una bella mano. Perché alla fine dei conti uno non può anche scegliere. Io comunque, una badilata. Esatto, io vado avanti così, convivo in qualche modo, comunque ci vogliamo bene. E cioè, avresti parzialmente ho generato dei problemi, c'era. Ti hanno costretto anche a un intervento non deciso. No, ma non solo, mi hanno costretta anche a un allontanamento in un momento economico che io non potevo. Quindi anche problemi economici. Fortunatamente poi noi un po' ci siamo spiegate e di contro ho continuato a star di là contribuendo in modo più. Ah sì, poi ti hanno, mi sembra, tolto la cioè, come sei messa adesso tu per tua figlia? Io non sono più niente per mia figlia, a parte che ho dei doveri da padre, ma non sono più niente per mia figlia. Io non posso. Cioè, se tua figlia va in ospedale. Non posso. Tu puoi. Non hai nessun potere. No. Quindi ti hanno proprio tolto. Ma che forza? Per forza, perché non posso presentarmi come padre. Beh, ma si può fare una legge apposta. In caso di che la chiamino pure anomalia fisica, che la chiamino come cacchio vogliono loro. E regolamentarizzare questa situazione. Che è diversa. Dalle coppie gay, è molto diverso. No, invece dovrebbero fare una legge che è genitoriale. Punto, che la vedano come vogliono, voglio no, dire. No, genitoriale, cioè il genitore non ha sesso. Genitore. Tu sei un genitore, io sono un genitore. Ma insomma si può fare, perché non è che non si può fare. Lei chi è? Sono il genitore. Punto. Senza identificare una sessualità. Che poi vogliono identificare una sessualità, va bene. Ma deve essere il genitore stesso a identificarla. Certo. Ecco, io continuo a girare su questa cosa perché il problema è questo. Cioè, poi ripeto, uno ha un suo percorso personale, ma c'è innanzitutto il problema. Però vedi, il discorso di genitorialità, molti non lo vedono giusto non identificarlo. Un po' come autotutelarsi la propria sessualità. Però esistono altre sessualità che non sono quelle tradizionali. Tanto più che esiste l'uomo, la donna e l'ermafrodita. E l'ermafrodita non è considerato come terzo sesso. Però esiste da sempre. Però non è mai stato considerato. Ora, o considerano anche l'ermafrodita e poi dire sono papà o sono la mamma a piacimento e ad usufrutto proprio, perché è tutte e due, o altrimenti genitori, non genitore mamma, genitore papà, genitori. Ma perché siamo antichi, ragioniamo ancora con dei vecchi criteri. Adesso usciamo un attimo dal discorso, però non troppo, nel senso che allora una volta c'era, fino a poco tempo fa, c'era la famiglia patriarcale, no? L'uomo faceva l'uomo, lui andava a lavorare, la donna faceva da mangiare, la famiglia eccetera. Ma oggi ci sono tantissimi uomini che fanno che sono più mamme delle proprie mogli. Sì. Addirittura in caso di divorzi adesso fanno le manifestazioni per in tutela, perché vogliono che l'affidamento sia dato al padre. Quindi in sostanza c'è tutto questo intoppo burocratico pazzesco, insomma, pazzesco. Che avrebbero potuto darti una bella mano, invece ti hanno proprio affondata del tutto. Esatto. Per fortuna che comunque con la tua ex moglie, diciamo così, ancora c'hai un ottimo rapporto, ottimo anche con la figlia,
per cui una forma di riequilibrio, no? Perché certo, a un certo punto anche lei avrebbe potuto dire, invece ha compreso insomma che situazione che hai passato, perché sennò poteva anche dire ma vai a quel paese, cioè nell'interesse suo. Ci sono state delle mogli che sono state più o meno comprensive nei confronti di chi ha fatto una transizione e... appunto, quindi voglio dire, non è stata molto comprensiva. Tutto sommato, ecco, diciamo dal punto di vista familiare hai avuto l'opposto, parlo almeno esatto, della famiglia, quella tua, da parte invece di mamma io lo so che insomma altro tipo di ragionamento all'antica, e lì anche lei ha sbagliato, insomma, donna di altri tempi. Beh, però, ma sono anche altri tempi rispetto adesso, per cui non è che si può dare una colpa vera e propria di quello che è accaduto. Stiamo parlando di anni 60, stiamo parlando di anni 70. La colpa più grave è prime, e dei medici, dello Stato. Esattamente, che ma le prime essere... comunque rivincite in riconoscimenti sono stati negli anni, a metà degli anni 80, con le prime lotte delle povere criste sbattute in carcere perché cercavano di far prevalere i capi... Una volta tu eri una strega. Sì. Tu potevi essere una persona sì, che non era tanto lo Stato ma ci pensava la gente, tu eri una strega. Esatto. Una volta usavano il termine proprio strega, sì, e l'ho bruciata. Letteralmente ti bruciavano pure. Per fortuna che i tempi sono cambiati. Sì, però c'è mancato solo quello, perché veramente nel mio repertorio c'è mancato solo quello. Che ti bruciassero, eccetera. Però ecco, diciamo, un danno, oltre che il danno del lavoro, perché avevi un lavoro diciamo sicuro a tempo pieno eccetera, e un danno ce l'hai ancora, quindi nel senso che sei comunque con un lavoro precario, ancora ti stai formando, no? Stai cercando di ricostruirti di nuovo un percorso. Sì, fortunatamente mi sono già ricostruita parte della sì, mia sì, nuova sì, vita. Sì, sì, ci dà molto da fare. Esatto. Non ho perso tempo perché non potevo perdere tempo, per cui ho dovuto ricostruire una vita in maniera diversa. Ovviamente non ho vissuto la mia adolescenza da femmina, e per cui mi manca, ci sono delle cose che mi mancano che formano un po' il carattere. Vabbè, però diciamo anche un'altra cosa. Hai comunque vissuto anche un'adolescenza da maschio, quindi se ti manca quella da femmina, cioè rispetto a me sarai più comunque più completa, nel senso che avrai vissuto diverse esperienze. Adesso, sì, diciamo che la mia adolescenza comunque era... Cioè, non è che sei una persona che soffre da questo punto di vista, almeno oggi, cioè... Beh, oh sì. Io noto che forse qualcosa mi manca, insomma, qualcosa mi manca. Mi manca anche il fatto che non... posso più avere figli, ma non posso più avere figli da uomo, non posso più avere figli da donna, che è ancora peggio, quello che fa star male di più, per cui se volessi ricrearmi una famiglia tradizionale non potrei. Quindi ecco una cosa importante. Perché comunque tutte le allungaggini hanno fatto sì che io ho perso gli apparati per... Quindi ecco, scusami, perché non so se l'abbiamo detto prima, perché era finita in realtà poi la cassetta, e comunque lo ripetiamo rapidamente. Quindi un consiglio, chi dovesse trovarsi in una situazione tipo la tua è quello di cercare di anticipare i tempi. Sì, cioè se una persona ha un percorso, approfondire bene, capire esattamente se sei un maschio o una femmina come tuo corpo, giusto? E poi se... No, innanzitutto interiormente, che è quello principale, poi se quello fuori porta un disagio, arrivare a far sì con un iter legale al demolimento di quello che tu vuoi demolire per ricostruire subito, immediatamente, senza aspettare appunto, perché se no voglio dire fai un percorso, ti ritrovi, arrivi a una certa età e farei anche fatica poi a farti una famiglia. Esatto. Cioè, voglio dire, quindi
quando passi quella fase dell'adolescenza che riesci a capire, questo può andare bene non solo per il discorso tuo, ma anche per una persona che magari è bisessuale, cioè un maschio che gli piacciono gli altri maschi o una femmina, no? A prescindere anche dal tuo aspetto, voglio dire che è diverso, molto più profondo, può essere un consiglio che va bene anche per loro, cioè se un adolescente capisce che c'è un certo percorso, di non aspettare di arrivare chissà quando, di affrontare subito i problemi. No, perché poi dopo veramente lo può rimpiangere, cioè certo. Aspettare troppo tardi, poi può rimpiangere dei momenti certo. Che si perde, indispensabili, che formano la persona. Certo. Perché quello che forma maggiormente la persona sono le esperienze da adolescenti o da ragazzi. Ok, quindi questo è il consiglio importante, e anche ai genitori di essere un pochino coscienziosi, più aperti, sì, se capisci che c'hai un figlio, soprattutto di non che comunque dei, non parliamo poi del caso tipo il tuo, che il problema lo vedi, per carità di Dio, e mai poi mai deve essere un medico a decidere. E adesso te ne dico una troppo simpatica. Mia mamma, quando io ero molto piccola, mi vestiva da bambina e diceva era la mia bambina, finché quando non è venuto il momento di portarmi all'asilo, e lì ha dovuto ammettere che era un maschietto. Quindi anche tua mamma mi metteva le bei vestiti, sì, perché inizialmente comunque non c'era proprio tutto questo. Io notavo di te, no, questa cosa, ne parlavo con mia moglie, dicevo ma Paolo, porca miseria, non gli cresce la barba tanto, anzi non gli cresce per niente la barba. E Paolo, ma che fa, si taglia le ciglia? In effetti il problema è che vedendo Paolo, che era Paolo, che andava con le ragazze, che era maschio tanto quanto me, cioè almeno da fuori, hai capito, nella vita concreta, ecco, perché poi il punto è questo, cioè nella figura degli altri tu puoi avere anche 4 seni, no? Ma se tu sei un maschio nella vita, quindi cioè, hai capito, come il contrario, tu puoi essere un ragazzo a tutti gli effetti, ma magari sei una femmina, e troppi ce ne sono, femmina proprio da ogni punto di vista, cioè hai capito, per cui si vede in effetti, no, i percorsi che una persona può, però ecco, è qui il punto, bisogna anche capirlo in tempo, perché se tu arrivi a un percorso che per tutta la vita hai fatto il maschio, quindi soffri internamente ma te lo tieni per te, no? E poi te ne accorgi quando arrivi a 70 anni, sei finito, la tua vita è bruciata, è troppo tardi. Sì. È troppo tardi. Ma io sono arrivata a dire uno stop perché stavo troppo male, quando mi sono trovata col mio aggeggino su una tavoletta che me lo volevo tagliare, insomma. Sì, volevi andare di petto. Esatto. Cioè, con un macete in mano e volevo... Meno male che non l'hai fatto, questo non lo so che succede. Non lo so, però capisci che quando arrivi a quel lì, perché sei veramente una persona esasperata, ma non perché io, sessualmente, conoscendomi da Paolo, ero... Insomma, Sì, ho capito. Sì. Senti, l'ultima domanda prima di chiudere. In questo lungo percorso, hai avuto persone che ti sono state molto vicino, che ti hanno aiutato? Sì, una mia amica. Una mia amica che non dico il nome. Che la chiamiamo... Pasqualina. E che era pratica, che anche lei stava facendo un percorso particolare, appunto di transessualismo, che lei particolarmente era più incazzata di me, ripeto, quando arrivavo lì, dicevo, gli sbattevo sul tavolo le varie sentenze, e lei si arrabbiava a mille fuochi, con termini allegorici, diciamo, della sua regione, in maniera un po'... Ecco, per finire l'aspetto sentenza, eccetera, è finito o ci sono ancora... No, basta, finito tutto.
fino all'ultima, che era arrivata alle ultime sentenze, che appunto era successa una cosa paradossale, al contrario sulle ultime sentenze, cioè non riuscivano a staccarmi il nome dal maschile. Sembra una cosa così semplice, voglio dire. No, è una cosa semplice, è stato appurato l'intervento, pertanto no, e dovevamo appurare di modo che nessuno reclamasse che io cambiavo il nome. Loro hanno voluto aspettare un anno e mezzo perché nessuno doveva arrivare in tribunale a opporsi che io cambiavo il nome. Il nome. Mamma mia. E se arrivava qualcuno forse che io cambiavo il nome, mi riattaccavano al pisello. Io al magistrato glielo ho detto, io sono una persona esasperata. È una roba di 3 mesi, sono 1 anno e mezzo. Una roba di 6 mesi, quindi sono 4 anni. Cioè, la prego, chi è che si deve opporre? Anche se qualcuno viene a opporsi, cosa succede? Non mi date più il nome? Rimango una persona. No, anche perché avevo un nome al maschile, ero una donna a tutti gli effetti, fuori legge. Io ero una fuori legge, perché non può essere. L'identità deve corrispondere col certificato di identità. Il certificato di identità non corrispondeva con la mia identità. Se mi fermavano, un poliziotto mi metteva le mani in mezzo le gambe, io gli tiravo un cazzotto in faccia, se permetti. Certo. Tu uomo metti le mani in mezzo le mie gambe se lo decido io, non perché lo devi fare, perché è il tuo lavoro. Casomai è una donna che lo fa, ma una donna non le metterebbe mai le mani in mezzo le gambe di una persona che è un uomo. Certo. Per cui che mi metteva le mani, cioè, incredibile, è roba da film. No, ci sono cari amici, se Paola non voleva giustamente conservare il suo anonimato, qui era da fare un lungometraggio, non un cortometraggio. Beh, io ti ho rilasciato a te questa intervista perché ci conosciamo da tantissimi anni. Sì, non è stato facile, comunque poi alla fine si è decisa, mi ha chiamato lei, però non è stato facile. C'è stata anche una radio che tratta argomenti del genere, non posso dire che radio perché per questioni ovviamente, anche qualche televisione, diciamo che una... Quindi ci hai dato anche una forma di... Esclusiva. È uno scoop, anche se non è troppo scoop, ma è uno scoop. Se ne potrebbe dire di più, si potrebbe dire di più proprio con dei punti più fermi, per cui con dei dettagli maggiori a tutto, però dovrebbe essere ripresa questa nostra intervista in più step. Nonché la vita di Paolo, la trasformazione è quello, la parte giuridica, per cui dovremmo fare diverse interviste. Secondo me ci vorrebbe almeno 5-6 ore per riuscire a spiegare. Ma anche di più, cioè nel senso che si potrebbero fare diverse interviste di cui solo la parte di Paola. E il cambiamento, perché sono tutte cose che noi abbiamo fatto, abbiamo un po' sintetizzata una sorta di minestrone, ma andrebbero più approfondite perché sono molto più complesse di come noi non l'abbiamo messa giù, per cui l'aspetto più incredibile è quello giuridico. C'è l'aspetto, quello più incredibile è quello umano, e poi c'è quello penoso, giuridico. Quello medico, esatto, la X, il famoso X è pazzesco. Perché qui se andiamo bene a vedere bene le cose, sia da una parte che dall'altra, da una parte quando sono nata e dopo quando c'è stata la trasformazione, ci sono stati delle grosse problematiche. Insomma, ragazzi, la burocrazia
ci può stare su tutto, ma non, su, non può essere su, sulla vita delle persone. Cioè, qui, qui è la vita delle persone. Beh, è un po' come il discorso dell'eutanasia, eh? Certo, certo. Andiamo a toccare sul fatto che lo Stato decide della tua vita, anche se tu non lo vuoi, ma decide la tua propria vita. E quelle persone che credono di essere libere sessualmente sono, sono soggette invece allo Stato. Perché se loro dovessero provare un disagio, o loro figli dovrebbero provare un disagio, sono costretti a ripiegarsi in una forma giuridica, e la forma giuridica è questa, cioè un vero calvario al fine di danneggiarti. Loro dicono di tutelare chi? Ma non chi? So. Chi? Tu pensa che una transessuale normale a fare un percorso del genere dall'inizio alla fine ci impiegherebbe intorno ai 3 anni? Finito? Una persona che lo fa senza alcun problema, ci vogliono 3 anni per fare questo percorso. Io ne ho passati solo 4 di tribunale, 1 di analisi psichiatrica, 2,5 tra intervento e conclusione giuridica al fine più del meno nome. 8. Ho quasi buttato via 10 anni. 10 anni sono tanti, eh? Così. Sono tanti. E questi sono quelli, partendo da un iter che sono riuscita a inquadrare, che era la mia strada. Non guardiamo tutti gli altri. Io ho buttato via 18 anni. È incredibile, cioè, a me mi ha colpito, ripeto, insisto ancora, la X, la burocrazia. E, questo aspetto, questa situazione interiore che, cioè, sono un maschio, sono una femmina, cosa sono, no? Ma non possono decidere gli altri. Cioè, purtroppo bisognerebbe dire, vabbè, ti senti una donna? Vuoi provare a fare una donna? Non vuoi fare l'intervento? Io ti do la possibilità di diventare donna e magari tra qualche anno ti richiamo, ti aiuto col psicologo, ma non per distruggerti, per aiutarti a capirti. Questo può essere un aiuto che può dare lo Stato. Tra 2 anni ti dico, allora, ti senti una donna o sei un uomo? Cioè, questo potrebbe essere, no? Cioè, non accelerare questo intervento, no, purtroppo, per farti, lo devi capire da solo, dovresti anche provare prima di... Esistono diverse teorie di psicologi e psichiatri, più che altro psichiatri, di cui ce n'è una in particolar modo che, povere le vittime che ci sono capitate, una psichiatra famosa a Milano, che lei si sente molto un dio sceso sulla terra perché lei è convinta di dar vita ad alcune persone, ma non sa, lo sa, alcune persone gli ha dato la morte. Perché lei pensava di dargli la vita, queste persone non erano in pace col loro cervello, alla fine si sono ammazzati. Ammazzati, non ammazzate. Ammazzati, perché non volevano diventare donne. Mentre a quelle che invece dovrebbe aiutarti a un percorso, spiegarti anche dal punto di vista, darti un aiuto a ritrovare la tua figura. Ma sai che, cioè, forse più sei giovane più c'è confusione, però se una persona arriva lì che ha passati 35-40 anni, non è il ragazzetto di 25-27 anni, dico ragazzetto ma inteso ragazzetta, perché ancora non è femmina, lo è mentalmente ma non giuridicamente. Non voglio scaturire no, di razzismo, tu hai dato del lui, del lei, no. Ancora è ragazzetto, il ragazzetto, la ragazzetta diventerà la donna in futuro. Ma attualmente quando va lì, per la legge è maschio, non è femmina. Per me è femmina perché nel momento in cui comunque va lì con un'idea che è femmina e lo dimostra a livello di ragionamento, è femmina, non devo indagare troppo, devo dargli l'opportunità invece di dimostrare
come il transessuale, cioè la femmina che va lì e vuole diventare uomo. Perché vogliamo ricordare una differenza: la transessuale, e qui dico la femminile, è l'uomo che fa un percorso inverso, cioè da uomo diventa donna. Il transessuale, che molti media scrivono il transessuale è andato con il politico, no, quella è la transessuale. Il transessuale è la donna che diventa uomo. Quindi dice anche una forma di rispetto, di, cioè, assolutamente, valutiamo le persone con il proprio nome, con il giusto modo di chiamarlo. Poi parliamo di sindaco, la sindaca, adesso si incomincia a dire, ecco. Prima era il sindaco e basta, dai, diciamo che alla fine un po' di confusione c'è su qualche parola. Sì, però tipo qualche giornalista o dove vengono fatte le interviste, bisogna identificare questa cosa, è importantissimo, perché è come dire... Mettere a proprio agio la persona, dargli rispetto, dargli una forma. È come dire se io ti do della lei a te. Non è un rispettarti, o come tu mi dai del lui a me, non è rispettarmi. Certo. Alla fine io ho pagato sulla mia pelle la mia femminilità per dimostrarlo per tutti, perché poi dimostrare qualcosa che non dovevo dimostrare niente a nessuno perché lo ero, però ho dovuto dimostrarlo comunque. E a maggior ragione, visto che ho dovuto dimostrare la mia femminilità, scusate, me la voglio godere tutta. Certo, certo. Me la sono sudata, me la sono penata e voglio il rispetto. Ok? Va bene, io direi che abbiamo spiegato abbastanza. Se c'è qualche domanda che tu vorresti farmi in merito a qualcosa, magari se posso. Beh, intanto prima che mi dimentico, scusami, io devo ringraziarti, ci ha dato una bella mano, ci ha chiamato sapendo che dovevamo venire comunque su Milano eccetera, e ci è venuto incontro con le spese, ci ha dato un bel aiuto e ti ringrazio per questa cosa. Poi pubblicamente metteremo anche quanto ci hai dato. Sì, non volevo comprare l'intervista, però è bene che magari posso contribuire in un piccolo, ma contribuire a un'informazione che spesso... No, ma infatti cioè, proprio è il nostro obiettivo come TV di aprire tutta una serie di argomenti sul sociale, cioè proprio la persona per noi è una cosa basilare. Mi sarebbe piaciuto molto che ci fosse qui altre testimonianze in maniera di storie differenti, analoghe ma differenti, cioè una mia amica transessuale che o un mio amico transessuale che ha fatto il percorso inverso, mi sarebbe piaciuto, sempre anche in via anonima, perché ripeto, anche loro hanno costruito una vita, e mentre ce n'è qualcuna che potresti farlo tu per me, ti procuri una telecamerina. Il problema è che poi due anonimi, almeno uno in faccia lo dobbiamo vedere, esatto. Mettiamo una terza persona, vediamo, insomma, possiamo fare anche un'intervista telefonica, adesso questo si può anche fare. C'è anche qualcheduna che invece non ha problemi di immagini, per cui quella mia famosa, una delle mie famose amiche. Ma cioè, diciamolo ancora per una volta, anche tu non avresti avuto problemi di immagini, non è no. Che hai imbarazzo, è che ti crea proprio dei problemi pratici. Alla tua famiglia, esatto. Alla tua esistenza, solo esatto. Per questo, soltanto per soprattutto questo. Soprattutto a chi è dietro di me, per cui alla mia famiglia, per tutelare altre persone. Mentre me, sì, diciamo che mi potrebbero danneggiare, ma fino a un certo punto perché, tanto ormai il lavoro che ti interessava l'hai già perso, quindi esatto. Stai facendo una nuova cosa, voglio dire, sì, potrebbe danneggiarmi sulla nuova cosa, però tra virgolette, anche perché io non ho ucciso nessuno, non ho quindi rubato, non sei una maniaca, non sono una maniaca, non sei assassina, non sono assassina, non
non ho rubato niente a nessuno, anzi diciamo che sono stata depredata io della mia vita, dei miei beni, perché alla fine se parliamo in danno economico è alto. Guadagnavo bene. Eh certo, è un bel lavoro. Guadagnavo bene, non dico tantissimo, ma guadagnavo bene. Ovviamente tutto... Nel campo dello spettacolo, era spettacolo, anche dignitoso. Anche in mezzo alla gente. Oltretutto appunto è anche assurdo delle persone che si sarebbero sentite in imbarazzo, gente che sono nello spettacolo e come sono nello spettacolo, oltretutto. Ma io devo dire che qualcuno... Cioè, qui siamo a Milano, gente, non siamo in un paesino. Qualcuno addirittura... Non vorrei parlare di male dell'omosessualità, ma qualche omosessuale. Ah, addirittura imbarazzato qualche omosessuale, magari? No, più che imbarazzato, proprio espressamente ha detto non deve venire più quella persona. Ah, fantastico, questo proprio... Transfobico? Ma sai che ci sono molti omosessuali transfobici? C'è una percentuale molto alta rispetto all'eterosessuale transfobico. Poi, insomma, forse invidie? Può darsi che magari un po' di invidia umana, ma qui a prescindere dall'omosessuale può darsi proprio qualcheduno che magari, ma scusa, ogni scusa è buona, via. Esatto. Eri troppo bravo allora o brava, adesso in quel momento non mi ricordo se tu eri già femmina o maschio, forse eri ancora maschio. Diciamo che non lo sono mai stato maschio. Sì, no, per lo Stato. Per lo Stato, ancora. Comunque, Paolo era troppo bravo perché Paolo mi ha insegnato anche a me il mestiere, quindi era già bravo quando era piccolo. Figuriamoci dopo tutti questi anni di lavoro fatto, quindi probabilmente hai dato fastidio a qualcuno, te lo dico, ogni scusa era buona, sì, anche perché veramente io può darsi che un po' hanno sempre cercato di farmi fuori e non trovavano le scuse, gli ho dato il pretesto a molte persone, anche perché veramente via io si sono intrufolate molte persone, perché una non ne bastava, no. Ci voleva il camionista, ci voleva il riparatore, sì, ci voleva il tecnico, ci voleva il produttore, cioè ce ne volevano diversi di personaggi per sostituirmi, per cui via io sono entrato in una squadra di calcio e stai aprendo un altro problema, il numero di mani erano maggiori, ma bisogna vedere le capacità, perché qualcuno è arrivato a dire ma costetto. Senti, ma non mi puoi rimandare quella persona? Paola, tu mi stai toccando uno di quei problemi che ancora non abbiamo affrontato con la TV, che è immenso, se lo apri non lo chiudi più, che è quello del lavoro. Cioè con Paola in realtà stiamo toccando, dietro la sua storia si toccano anche delle questioni di vita importantissime, sociali, basilari, sì. Che è quella della qualità, cioè di quanto non conta più nulla la persona, questa è la verità. Nel mondo del lavoro, cioè una volta se tu avevi qualità valevi, quando minacciavi un po', ma aspetta, ma non sai che io quando comunque davo nei curriculum dicevo che io ero, sapevo far questo, quello, non mi hanno mai dato l'agio di dimostrarlo, perché in quanto donna era praticamente altro discorso questo. È impossibile che una donna possa fare certi mestieri, altro tabù. Purtroppo Paola sta aprendo troppi discorsi, ci vorrebbero, e allora ha toccato delle cose importantissime. E allora, quanto vale una discriminazione sul lavoro, quanto vale una persona, cioè una persona che impara, che sa dare tanto, arriva a un certo punto che può anche risultare dall'oggi al domani quasi inutile, anche se poi magari mettono 5 persone per averne uno, non ha importanza, si va oltre. Hai toccato ecco, l'altra figura, uno dei motivi che vivi tu, cioè Paolo e Paola, la stessa persona in anni diversi, comunque c'ha una formazione maggiore di una Paola,
ok? E Paolo c'ha una forte, questo possiamo dire, formazione anche di tipo tecnica. Beh, che può essere, faccio fatica nel mondo dello spettacolo, faccio fatica a dirlo, ma purtroppo ancora esiste, che è una figura maschile. Quindi entriamo persino nell'indiscriminazione della figura maschile e femminile. Assolutamente. Tra l'altro io vengo fuori da una scuola un po', come dire... Cioè, se uno sa fare, ragazzi, se io so fare, che ne so, quale può essere il mestiere più... Se so fare il muratore, ok? E so tirare su sacchi da 200 kg e sono una femmina, magari anche secca così, ma se ti dico, dammi sto sacco, ti faccio vedere come lo porto, ma digli, ok, fammelo vedere, santa Madonna, questo voglio dire. E non ti danno l'opportunità esatto, di farlo. Esatto. Io mi sono trovata anche a fare qualche lavoretto, come sai bene, per tirar su, per non riversarmi in maniera sulla strada, grazie a qualche amico che dice sì, ti ho qualche lavoretto da fare, e mi sono trovato di fare qualche lavoro di muratura, perché dice guarda, devo fare... E lei sa fare tutto. No, una cosa non la so fare. Quale? Non posso dirla perché se poi si potrebbe... Però una cosa non la so fare, che però è femminile questa cosa. Già. Te la devo dire io? No, nel senso che non posso dirla perché magari qualcuno riconosce che so fare tutto, ma tranne una. Però detto così potrebbe essere che... Basta, non diciamo più niente. Diciamo due cose non le so fare. Dichiarate due cose. Ma non le puoi dire. Non le posso dire. E allora perché me l'hai detto? Vabbè, però era divertente che non... Che qualcosa non sono capace di fare. Ok, va bene, abbiamo scoperto che c'è anche qualcosa che non sa fare. Va bene. Ok, Paola, io ti ringrazio, spero che possa servire questo caso a qualcuno. Ripetiamo, magari qualcuno ha... vuole avere delle... Se qualcuno vuole avere un consiglio, eccetera, si metta in contatto con noi. Esatto. Con noi, e poi noi metteremo in contatto con te, in modo che se possiamo aiutare qualcuno, esatto, per accelerare i tempi, per accelerare una mano, magari i tempi. Voglio dire, non ci sarà molta consulenza in queste cose, saranno pochissime le persone. Sì, ci sono pochi punti di riferimento, al fine che qualche ragazzo, qualche ragazza che ha questi problemi anche... sia anche di disagio, per cui di personalità, disforia di genere, che è molto analoga alla mia situazione. Non è la mia situazione perché non faccio testo, perché noi stiamo parlando di ermafroditismo, però magari posso dare delle informazioni, visto che comunque l'iter non cambia. E soprattutto, cioè, se tu vai dalle istituzioni c'è il rischio che ti danno una controinformazione. No, ma poi non c'è un vero indirizzo, perché io quando cercavo... Cioè, se tu dici io ho questo problema, signori, ho bisogno di consulenza, non esiste nessuno. No. Cioè, ti fanno fare anni e anni e anni con dei psicologi per poi forse riuscire ad arrivare che il psicologo... Tu hai bisogno di un psichiatra per arrivare a fare un iter. Ma nel frattempo... Sì, no, ma perché se vogliamo toccare un altro tasto, dietro questa macchina c'è un business della Madonna. Molti psicologi guadagnano fior di soldi a dietro persone che sono... Quindi per le consulenze, i fatti dei tribunali, queste cose qui, vuoi dire? No. Per seguire... Io conosco delle persone che sono state anni sotto psicologi, anni, e pagando il psicologo ogni seduta, e per arrivare a niente. Fantastico. E tanto paghi. Va bene, ok. Per cui c'è veramente... Secondo me faremo qualche altra puntata, magari telefonica, cioè, ma la faremo, perché qui ce n'è proprio da... No, ma ce ne sono molte, ripeto, secondo me. E forse noi abbiamo fatto una puntata un po' generica per far conoscere... Sì, l'abbiamo buttata così, buttata come è arrivata, penso che, anzi, guardare anche un po' più il nostro dialogo è molto, anche molto casareccio e non proprio da intervista. No, questa è una web tv, una cosa
vogliamo farla proprio così noi. Tanto la gente, se vuole capire, capisce, anzi delle volte capisce più così, con un linguaggio casaleggio. È un linguaggio molto terra terra, e non è un linguaggio molto tecnico, per cui con delle domande, delle risposte. Ma anche perché c'è il rischio che la gente non capisce comunque, cioè spiegare delle cose mi sa che ci vogliono tempi molto più lunghi. Sì, noi abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo spiegato chi era Paolo Paola, in due tempi differenti, cosa è successo, un po' quello che hanno combinato le istituzioni, un po', non tutto. Questi sono epiloghi anche minori, perché ne hanno combinate anche di... Sì, c'è anche di peggio, capito? Ne hanno combinate sì, di sì. Più, e più pesanti, e più... insomma... ne potremmo parlare veramente, se ne potrebbe anche denunciare realmente, però a che pro? A allungare un'agonia che è finita? Finita. È finita, basta. Io potrei prendere tutti gli incarti, tutte le cose, portare in tribunale, in Corte Europea, per i... No, ma non finisce più, non hai più la tua serenità, anche perché ragazzi poi gli anni passano, non è che può passare... arrivare, ti ritrovi alla fine a 90 anni che lotti per chi? Per cosa? Per chi e per cosa? E oltretutto poi c'è questa cosa che non sono casi diffusissimi, cioè ripeto ce ne sono, però sì, ma poi per arrivare a un indennizzo che non arriva a me, perché la Corte Europea cosa fa? Nota che ci sono delle anomalie e cosa fa? Dà una penale al tribunale. E a te non ti cambia nulla. E a me cosa ha cambiato? È inutile stare lì. Perfetto. Per cui porta qualcosa a mia famiglia? I soldi che ho smenato, i soldi che ho perso e la vita persa viene rimborsata? No. Quello che puoi fare può servire a queste cose, ripeto, per dare un aiuto magari ad altri. Quello sì, cioè può essere sì. Aiutare altre persone. Diciamo che si potrebbe fare per aiutare delle persone. Ora, ripeto, se dovesse essere che qualcuno delle persone che vede questa intervista vuole un consiglio molto volentieri, al fine di velocizzare un po', sveltire, se si può dire così la parola giusta, sintetizzare quello che è, invece potrebbe diventare una roba molto lunga e... un incubo vero. Ok, va bene, grazie amici, grazie Paola, e a una prossima. Ciao, magari la farei tu. Ciao, grazie.